poteva mancare un nuovo evento su Yo-Kai Watch Puni Puni? No che non poteva. A quanto pare è un evento fionda. Non ho ancora controllato, ma lo vedremo a breve. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video su Yo-Kai Watch Puni Puni. Siamo nel nuovo evento. Un nuovo evento che vede come protagonista Toma, che è questo ragazzo simpaticissimo qui, che va a fondersi con Fudo. L'ho letto sul Twitter di Yo-Kai Watch. Perché? Perché dà informazioni belle. Dai premi che si possono ricevere, credo che sia un evento con la fionda. A meno che non è un evento col punitto. Ma il punitto si riconosce abbastanza facilmente. Ad ogni modo, lo scorso evento si è farmato, quindi ho fatto i miei bei 376.000 punti. Non c'è bisogno che io spieghi altro, no? Ovviamente se c'è sempre un po' di lag è perché appunto sono collegato col telefono tramite Samsung Flow. Non so perché il mio tablet non prende Samsung Flow e però non ho voglia di registrare col tablet, poi metterlo sul computer, poi sperare che non si buggy il video perché gli gira di buggarsi. Insomma, tutte quante cose che mi fanno un po' passare la voglia. Per fortuna il primo livello è facilissimo, bastano pochissimi punti a scoppiare e ce se la fa. Vado sul sito di Yo-Kai Watch Spagna per vedere chi è il nuovo cattivo. È Tabi Gappa che ha la maledizione malvagia, ovviamente. Quindi è lui da affrontare. Abbiamo anche diversi personaggi che abbiamo già incontrato. Ma quello più interessante, io credo che sia proprio Toma fuso con Fudo, che secondo me è il boss più forte, vero? Che si chiama poi Fudoma. C'è anche il figlio di Nathan che si chiama Akino Terasu. Ma insomma, non male, non male. Giochiamo però. Non so quanti livelli farò della fionda. Ah, ma è un punitto! Speriamo che mi capitino gli yokai giusti. Insomma, non dà neanche pochi punti alla fine, eh. Allora, direi di non perdere assolutamente tempo e fare la cosa più divertente, ovvero le multi. Sperando di trovare robine interessanti. Allora, per quanto riguarda le Niambo, ne ho 7. Ovviamente le userò quando avrò raggiunto le 10 monete e potrò prendere quasi sicuramente un rango Z. Come ho fatto l'altra volta, nel corso degli eventi ho farmato le monete e poi le ho usate tutte e 10 in una volta sola. Quindi diciamo che fra 3 mesi forse ritorna la Niambo, la multi per la Niambo, ecco. Dipende da come se la vogliono giocare quelli di NCN. Chi esce? Ah, ok, Oni King. Ci sta. È bello che i giapponesi abbiano 14 termini per dire demone. Seconda slottata che fa un po' schifo. Bah, i segreti dell'anima ne sto farmando a centinaia. Ho praticamente raccolto tutti quanti i segreti della... No. No, non me lo dire, eh. Ma sei un pezzente, sei. Ovviamente dopo 3 slottate pessime arriva la quarta che è quella col rango Z. O ZZ. O perché no, tripla Z, non è che mi farebbe schifo. Eccola, eccola, eccola. Sì. Allora, io me la godrei con gran godo. Ovviamente se me la godo, me la gran godo. Omatsu. Ok, Omatsu non maledetta lei. Ecco, questo è oro. Oddio, non è detto che con le oro non escano, però... Però, cavoli. No, dai. Ma probabilità più alte, ma dove? Nel cervello degli sviluppatori! Non nel pratico! Mandrelink, non ti lamentare, hai farmato senza spendere un centesimo. E che me ne frega se ho farmato senza spendere un centesimo? Mica vuol dire che devo buttare tutti. Bravo, Whisper. Grande Whisper, campione. Questo potevamo evitarlo, eh. Comunque, nuovo. Yoshizune. No, un altro Z. Yoshizu. No, questo è Genbu. Questo è Genbu illuminato? Che bello, anche il ventaglio dei Tengu, bravo. Tu sei un bravo uomo allora. Ti piacciono i serpenti? Ah, Yoshizune! Mi è uscito Yoshizune! Fermati! Quindi, cioè, praticamente lo devasto, il poverino. Kamikappa lo devasto. Beh, Kamikappa quello che è. Eh sì, è di questo evento! Ma, facciamo un'altra slottata, dai. Giusto per gradire, proprio per vedere se la fortuna ci arride o no. Non mi arride più la fortuna, va bene. E no, l'ultima proprio per oggi. Beh, doppia!
Amico mio, apri tutto, voglio proprio vedermele ora. Due Akino, com'è che si chiama? Akino Terasu. Due Akino Terasu nella stessa multi. Ah no, ma Fudoma si trova nella slot. Va bene, ho fatto bene a slottare un altro po'. Perfetto, perfetto, io sto a posto così. Quindi mettiamo 1, 2, 3 e a malincuore 4. Mi dispiace però, mi serve qualcuno che mi faccia ingrandire i puni con le sfere. Vabbè, le stelline, no, non dirmi che sono solo... Ah, le stelline, ah certo poi, ah con gli yokai particolari. Già, queste sono le Niambo che abbiamo fatto poco fa. Ah, vabbè, ho capito. Ad ogni modo, registrare in questa maniera, sì, è un po'... c'è un po' di lag, però mi assicura di avere il filmato salvato al 100% e non come l'altra volta che il tablet ha cancellato il filmato senza motivo. Non lo so per quale ragione, ad ogni modo è andata così. Bene, non c'è altro da dire se non grazie per aver seguito il video. In descrizione trovate sempre ovviamente i link per Instagram, Telegram e il benedettissimo sito di Yo-Kai Watch Spagna. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, cioè domani. Bye bye.